149 presenze, 66 gol, questo è il bilancio di Gonzalo Higuaín che è finito all'Inter. All'Inter, gioca nell'Inter Gonzalo Higuaín, ma non è quella a cui ha fatto due gol a San Siro negli ultimi anni, famoso quello dello scudetto di qualche stagione fa e comunque anche quello dell'anno scorso, dopo i famosi 51 secondi di possesso palla, 36-37 tocchi consecutivi della Juve a San Siro, l'unica forse bella partita della Juve dell'anno scorso, a parte la prima ora col Napoli. Non me ne vengono in mente delle altre, ma adesso non ditemi che io faccio le filippiche contro Sarri perché non è così, ho sempre cercato di comprenderlo. Però questa è storia passata, è storia, cioè è acqua passata. Voglio però ricordare insomma Gonzalo Higuaín come giocatore, che secondo me è uno dei più forti attaccanti che ci sono in circolazione. Qualcuno riderà, qualcuno gli darà del panzone, qualcuno dirà che non si è dimostrato un vero professionista. Io vi dico che è un ragazzo molto, molto a posto, molto sensibile, sfortunato quest'anno. È uno di quelli che ha patito più di tutti il discorso del lockdown. Ragazzi, senza arrivare magari alle estreme conseguenze, come è toccato ad altri, pian piano le storie di quel periodo lì emergono, no? Vedasi Ilicic, vedasi lo stesso Chiellini che ha attribuito a quel periodo anche uno dei motivi della sua mancata ripresa nei tempi che erano stati fissati. E guai, ragazzi, è andato via, tra l'altro tirandosi dietro delle polemiche, è andato via non per sfuggire al Covid e andare a star bene in Argentina, è andato via per, è vero, sfuggire al Covid qua, nel frattempo in Argentina non era ancora così la situazione, ma per andare ad assistere una madre malata di cancro. Cioè, è una situazione, no, non molto bella da vivere. Non solo per un calciatore, per un uomo, qua si sta parlando di un uomo, che è tornato indietro, naturalmente, con l'assenza totale di voglia di ritornare in campo. Attenzione, non voleva più giocare, voleva smettere di giocare. E devo dire che in queste condizioni il fatto che abbia segnato, se non sbaglio, tre gol nel post-lockdown è ancora tanto, ragazzi. E chi lo ha criticato in quel periodo lì non ha capito, o non ha voluto capire, o si è dimostrato superficiale. Eh già, ma con tutti i soldi che guadagna, vero? Perché già io sento qualcuno che dice, difendi uno che guadagnava 7 milioni e mezzo netti l'anno. Perché non è un uomo chi guadagna 7 milioni e mezzo l'anno, è un robot. È uno senza sentimenti, senza passioni, senza problemi. Ragazzi, sveglia, sveglia, basta uscite da questi stereotipi superficiali e cercate di analizzare un po' la situazione. Poi è chiaro che Higuaín non è un problema mondiale, sia chiaro, ma è un uomo che ha sofferto molto in quel periodo lì. Molto come tanti milioni di persone nel mondo. C'è chi si riprende prima, chi si riprende poi, chi non si riprende. O ci mette tanti 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 anni. Quindi le critiche che ha ricevuto specialmente nella seconda parte, quella post-lockdown, sono state assolutamente ingenerose e oserei dire stupide per non usare altre terminologie, altre parole. Certezza, bilancio pubblicato dalla Juventus al 30 giugno 2020, perdite per 71 milioni, che ve lo dico a fare? Si sapeva, adesso la cifra esattamente non si sapeva, ma si sapeva che era così. Ed è una situazione che si è in parte contenuta sulle perdite nette, adesso non entro nelle situazioni specifiche, perché c'era stato quell'aumento di capitale tra il dicembre 2019 e gennaio 2020. Aumento di capitale che è stato in parte quasi totalmente bruciato dal Covid. Quasi totalmente bruciato dal Covid. Ma l'aumento di capitale dove andò a finire? Nel Covid, ragazzi, nella crisi Covid, che si pagherà ancora per tanti anni, come ha detto Andrea Agnelli. A proposito, pensate se fosse stato lui, vabbè, quello che è successo nell'ultima assemblea di Lega. Fine del discorso. Ok, quindi guardate in faccia la realtà, non limitatevi a giudizi stereotipati, superficiali,
senza analizzare la situazione o senza volerla capire. La situazione è questa, e adesso la Juve è contenta del fatto di essersi liberata di 7 milioni e mezzo netti di ingaggio di Higuaín. Siamo a questi livelli, pagandone 4 per la rescissione, per la risoluzione del contratto, per andargli incontro sulla prossima annualità. Poi, oltretutto, era iscritto a bilancio a 18, quindi ha realizzato anche una minusvalenza, ma l'importante era liberarsi di questo ingaggio. La situazione è questa. Poi, se uno ha, lasciatemelo dire, il culo, culo, lo dico, di avere in rosa Florenzi che interessa al Paris Saint-Germain, ma non perché Florenzi non possa giocare nel Paris Saint-Germain, attenzione, è diverso il discorso, eh. Ma perché Florenzi risponde esattamente al giocatore che voleva il Paris Saint-Germain. E allora si tira su, quanto è costato? Non so, 25-30 milioni. È tutta manna, questa che piove dal cielo, per la Roma, è tutta manna. E ogni società sta aspettando e sta sperando in manna che piova dal cielo. Altrimenti si procede come, con scambi. Situazione Suarez. L'esame. Io l'ho detto nel mio servizio di oggi alle 13, un piccolo giallo c'è, poi magari mi verranno in aiuto follower come voi o gente che sta guardando questo video come voi, ma c'è questo giallo per cui dovrebbe esserci l'esame il 17, ma io sono andato a vedere, a controllare queste indiscrezioni che erano uscite anche su Twitter, sono andato a vedere nel sito dell'Università per Stranieri di Perugia l'esame che deve sostenere Suarez è schedulato per il 22, o meglio la sessione è per il 22 con scadenza iscrizionale il 17 di agosto, quindi delle due l'una, o la Juve aveva già in mano Suarez prima del 17 di agosto, non mi stupirebbe la cosa, perché ragazzi, gli affari a volte come quello di McKennie sono affari lampo, ma di regola nascono molto molto prima che escano molto molto prima, e a noi viene dato di sapere, anche a noi addetti ai lavori, quando vogliono loro. Se vogliono tenere nascosta una situazione, la tengono nascosta per tanto tempo. Le dinamiche di un trasferimento nascono molto prima, non dall'oggi al domani. Higuaín stesso, quando arrivò alla Juventus dietro pagamento di clausola, era in contatto con la Juve da marzo e sembrava una situazione nata in fine maggio, primi di giugno, se vi ricordate. A marzo stava già parlando con la Juventus, quindi nulla mi impedisce di pensare che i contatti con Suarez siano iniziati molto prima. Oppure, noi adesso non possiamo entrare nei cavilli di questa situazione, è previsto che magari online o magari con una procedura diversa si possa sostenere l'esame diversamente da quel 22, quindi il 17, come hanno scritto alcuni. Possiamo solo aspettare per capire, perché la Juve non è tenuta a dirti sì, Suarez sosterrà l'esame il tal giorno, e nemmeno il Barcellona è tenuto a dirlo, e nemmeno Suarez è tenuto a dire sosterrò l'esame. Ci sono cose che si possono sapere, altre cose che si vengono a sapere, ma non dal diretto interessato. E poi l'esame è difficile, ve lo dico, è un esame difficile. Andate a vedere, livello B1, c'è su internet, c'è su internet. Niente Suarez alla prima giornata, niente Suarez alla seconda giornata, possibilità alla terza giornata, perché poi scatta tutto l'iter burocratico se passi l'esame. Possibilità alla terza giornata. In casa contro il Napoli il 4 di ottobre, il giorno prima che si chiuda il mercato. Capitolo Morata. 70 milioni la richiesta dell'Atletico. 70 milioni. Ciao, ragazzi. O è uno scambio? Ma Douglas Costa non piace molto, non so se piaccia Bernardeschi a questo punto. Oppure la Juve deve trovare risorse, perché è difficile che l'Atletico Madrid in effetti scenda a patti con prestito con obbligo di riscatto, perché anche l'Atletico Madrid lascerebbe andare via un attaccante, deve comprarsene un altro, deve trovarsi i soldi. È tutto un incastro, è un immenso puzzle il mercato quest'anno, un immenso puzzle. Ecco perché Florenzi che va al Paris Saint-Germain è manna che piove dal cielo, improvvisamente, senza scambi. È manna che piove dal cielo, o è un tesoro trovato sottoterra. Capite qual è la situazione? Giroud, zero. Zero.
non si muove dal Chelsea, non vuole muoversi dal Chelsea. Gli punteranno qualcosa contro per via della Juve, non credo. Non credo. Movimenti minori, nulla da segnalare, ma qualcosa succederà. Perché quella Juve che si sta allenando adesso, ragazzi, non è quella definitiva. Ci saranno altre partenze. E vorrei anche rispondere a chi scriveva ogni volta: e intanto Higuaín e Khedira sono ancora qui. No, caro mio, Higuaín, come si è sempre detto, adesso è là, è già sbarcato a Miami. Khedira, vediamo, ma andrà via anche lui. Fidatevi, andrà via anche lui, non può restare in organico. Non può restare in organico. Se non va via adesso, andrà via a gennaio, ma non può stare in organico. Non rientra nei quadri, non rientra nei progetti. È difficile da vendere perché è anche infortunato, è riduce all'infortunio ed ha un lungo curriculum di infortuni. Al pari di Douglas Costa, altro giocatore difficile da piazzare per questo motivo. Ma qualcosa succederà. Tenendo pur sempre conto di quel bilancio lì, meno 71. Ok? In ogni caso, e può sembrare una contraddizione rispetto a tutto quello che dico, ma io non voglio, ecco, un'altra, l'ultima cosa, non voglio sembrare il pessimista di turno, io credo sempre di aver fotografato la realtà. Poi mi prendo del pessimista, il menagrama, è la realtà, mi sta dando ragione, ragazzi, è la realtà che mi sta dando ragione. Io ho sempre parlato di realtà. La realtà è questa, e da questa realtà vi posso dire che uscirà comunque una Juve diversa da quella attuale e una Juve carica di entusiasmo e che saprà far scattare entusiasmo. Fidatevi. Ciao.